Bastardo. Oh, le scorbiciate al volo. Ma ti stuta. Si sta. Oh, guarda che quello lì deve essere il bagaglio di Thor. Ti ricordi? Quando Lascia ha affrontato... Quanto vorrei una busta. Quando Thor ha affrontato... Ti ha affrontato. Ti ricordi che ti ha riportato in vita? Sì. Ti ricordi quando si scontravano Lascia con... Ah, si formava. Sì, si formava con la cosa lì. L'Yggdrasil, che cazzo è? Schiappa! Vediamo, io glielo vorrei fare. Ah, forse sono io che lo faccio esplodere così e via. Non c'è l'esecuzione sul. Non esiste l'esecuzione di queste cose. Però niente, non riesco a fargliela in tempo. Quindi secondo me non c'è. Non c'è alcuna esecuzione. Muoio uno esplodendo, bello. È così. Purtroppo è un po' triste sta cosa. Mi piacerebbe poter prendere l'occhietto, non so, mettergli il dito dell'occhio per ucciderlo. Oppure magari. Ma chi stai colpendo? Vabbè. Non si attraverso. Ma io li rompo così, non li devo spaccare dopo, non so. Nye, stronzo. Ma questo ci sta. Oh, questo c'ha lo scudo. Hai capito? Ah no, sono più fastidioso. Sotto per lui puoi rompere. Vabbè, ok, dai, vai, tanto mi mancava un colpo. Mancava un colpo, però hai ragione, sì. Va bene, vaffanculo. E fai lo stronzo. Dai, tira. Sopra di loro c'è le bombe. Proviamole. Dai, fatto bene, cioè alla fine vedi, anche volendo. La pigrizia gli puoi uccidere facilmente. Sì, però qui mi sa che ci... Non lo so perché non riesco a farlo scappare. Oh, ce l'ho fatta. Uccisione decorativa. Ah, questo si rifà. Questo si rifà. Vabbè, lo affronteremo in un altro modo. Gli arcieri sono finiti però. E allora sono solo io. Corpo a corpo. Ah. È ora di provare lo scudo. Ciao. Vabbè, è andato. È tornato. Vai con l'esecuzione. Grande. Oh, stronzo di merda. Via. Gli arcieri maledetti. No, questi grossi. Bastardi. Ah, quello c'ha lo scudo. Ma che palle. Ce n'è sempre uno con lo scudo e uno che è l'arciere maledetto. Il loro dinamico duo. Affanculo. Ok, c'è l'esecuzione finalmente. Via, calcio in bocca. E vai subito dal dentista. Vabbè. Allora va a cagare. Oh. Proviamo a dargli un colpetto con lo scudo. Ah, mi piace il colpetto con lo scudo. Ah, non te lo guardi, sì. Eh sì. Lui ce l'ha lo scudo ma non sa come si controbatta lo scudo. Va bene, dai. Eccolo. Vai, spara, Yuri. Fai il gioco dell'oca. Hai anche una mossa che è L1 come quella di Kratos, insomma. Però tipo spari delle frecce ad aria davanti a te. Questo è lo scudiscio di palle di porco, funziona come lo scudo di Kratos. Se tieni premuto le carica, le frecce ti consuma due barrette, però fa un attacco più forte, ecco. Questi qui non abbiamo capito, sembra che quando distortisci esplodano comunque, ma non glielo puoi fare l'esecuzione. Si devono ricaricare le frecce, un po' come quando lo usi tu, eh. Occhio, questi qui... Posso farcela, vero? Prendo, no, sì, beh. Quindi prendi, perché la lasciarla? Perché lasciarla? Io non avevo visto c'era questa per incularlo. Sì, probabilmente. Ma prendila la vita, perché lasciarla lì? Che fai? Poi torniamo qua. No, prendila adesso e se muori, muori. No, che poi torniamo via. Qua. Gameplay, dai. Avanza. Grande stratega. Freya non dovrebbe essere molto lontano. Usa il campo per combattere. C'era un bel gioco che era Monster Hunter World. Provato, ci prova. Poi in generale sui giochi di Monster Hunter si può fare l'interazione quella con il
mondo, cioè con l'ambiente, col terreno di gioco. Molti danni li potevi fare facendo cadere, che ne so, un masso sul nemico piuttosto che un albero, imprigionarlo. Apri sto forziere. Stavo guardando se c'erano dei nemici prima. I nemici si vede se ci sono. Attacca. Ma comunque vai pure avanti, tanto qui è molto che dobbiamo tornarci poi una volta che... Oh, c'è Sindri, il bastardo, vai. Ma ci siamo divisi adesso? Sì, Sindri è con noi. Allora, ti faccio il riassunto. Te ricordi Freya, quella lì che abbiamo ucciso Conor McGregor? La madre di Conor McGregor. Allora, partiamo. Conor McGregor, te lo ricordi? Sì, ok, ho presente idea. Quello che gli uccidi, che lui muore. Lancia o posa? Lancia. Grande. Tu non ne hai mai? Sempre meglio che avere rimpianti. Non sono sicuro di essere d'accordo. La madre di Baldur, Freya, ovviamente cerca di ammazzarci perché gli abbiamo ammazzato il figlio. Ok. Noi adesso, per far incazzare sia Kratos che Freya, andiamo a cercare Freya con Atreus, così se ci trova Kratos ci uccide. Se troviamo Freya ci uccide lei. Abbiamo trovato Tyr e quindi abbiamo deciso di metterci nei guai. Vai avanti a sinistra, lì, destra. Vai avanti da qua. Vai, lì c'è da scalare. Vai, scala. Come si scala? Perfetto. Vedi, non lo ricordavo. Non è che c'era qualcosa qui. No, ma non ti preoccupare, tanto è tutto da ritornarci qui. Ok. Questo, solo tu ti devi godere solo il gameplay. Non abbiamo neanche la mappa, quindi devi andare via. Veloce. Sì, dai. Vai. Posso far visita alla vecchia amica? Vai, salta, aiuta. Siamo tutti intorno. Non controllare, non ti preoccupare, controllo io, non ti preoccupare. Ah, comunque anche la fluidità mi piace. Ti dico la verità, l'arrampicata non mi piace tanto. A me l'arrampicata non mi piace in nessun gioco. È troppo usata in qualsiasi gioco. Cioè, fai qualsiasi gioco ed è scontato che il personaggio si arrampica, che ha le pinze al posto delle mani e riesce ad aggrapparsi ovunque. Qualsiasi gioco. Sei un ragazzino, sei un adulto, pesi 100 kg, 200 kg, niente. Tu fai l'arrampicata così, con le tue ditine sul ghiaccio, non frega niente a nessuno. Non è più solo Uncharted, Lara Croft. Vabbè, Uncharted era una cosa pazzesca, faceva troppo ridere, era un ragdoll continuo. Almeno io ho giocato l'uno. Vorrei giocarli anche gli altri, mi piacerebbe. Eccolo. È quello. Sei pronto a combattere? Vediamo le mani. Comunque, per festeggiare i mondiali in Qatar, oggi abbiamo inventato un qatariota d'origine con... Cazzo, subito ci ha preso. Devi restare con Sindri. Sindri. Aspetta! Basta! Tuo padre. Dove si trova? Regina delle Liane. Non è qui! Oh. Ti ha mandato lui. No, lo sa. Lui non lo sa. Perché se lo sa, le botte che ti prendi. Vabbè, comunque, per quanto mi sta un po' di coglioni Atreus. Cosa ti fa pensare che non farei lo stesso? Freya comunque poi dovrebbe essere quella che continua la dinastia degli dei del nord dopo la saga di Odino, eccetera, eccetera. Dovrebbe essere Freya la capo. E comunque è l'ex moglie di Odino. Baldur, figlio di Odino anche. Perfetto. Comunque Odino, vabbè. Odino, diciamo che... Ci scommetteresti la vita? Un po' la odia, comunque. Beh, sì, è qua, porco. Certo che ci scommette la vita. Che cosa ne sai di me? So che ancora non mi hai ucciso. Beh, comunque lei ce la ricordiamo mentre per... Pensi, perché non mi... Cose liberi, come la porcaia, sono eccetera. Lei, quando la conosci la prima volta... La conosci perché tu stai ammazzando un cinghiale e lei lo deve salvare perché il cinghiale è magico. Tu sai chi ha la colpa di tutto questo. È la solita pugnetta hippie, no? Vabbè. Però Atreus è abbastanza hippie come lei, no? Pace nei fiori qua. Ci manca Greta Thunberg che abbiamo tutto il terzetto. Sì, vabbè, ma perché secondo me... Ti vuole far vedere che un po' vengono anche da due realtà diverse. Kratos viene comunque dalla Grecia e che sono dei effettivamente diversi, che magari sono più vendicativi e più, che ne so, se conosci la profezia di Grom, diciamo, tendenti al peccato, più che perfetti. Ma la vera domanda qui è: ci sarà mai un God of War contro Gesù? Non c'è un esercito. Questa è la vera domanda. Ci sarà mai Kratos contro Gesù di Nazareth? Gesù Cristo in un bel ring all'ultimo sangue?
duello sui tre giorni che lui era suicido. Non credo, cioè, perché non lo farebbero uscire tutti gli stati cristiani, però scusa, perché abbiamo saputo la verità. Sì, mia, forse perché è troppo così. Potrebbe uscire solo in Medio Oriente, tipo, oppure in India, in tutti gli stati comunque che non sono cristiani. Chissà. Loro mi chiamano. Vabbè, fateci sapere. Qui esce Buddha contro. Buddha grande. Buddha è grosso. Oppure quello lì ottomano. Hai presente? Come si chiama? La diaga lì. Grande, quella lì è ottomano. Ottomano perché c'ho ottomani, no? Basta fare le addizioni. Ha già vinto lui. Comunque, fateci sapere nei commenti chi vincerebbe secondo voi tra Kratos e Gesù di Nazareth. Puoi lottare di nuovo. Sono ancora a pezzi. Aspetta che si sta cercando di intortare la tipa per portarla dalla loro parte. Ma già una volta cercava di farsela, secondo me. Ma abbiamo trovato Tyr. Già una volta cercava di farsela, ragazzino, se tu secondo me. Gli parlassi. Tyr è vivo. Sì. Chi sa che l'abbiamo trovata? Abbiamo fatto roba. Fuggire da Svartalfheim. Impossibile. Svartalfheim, te lo ricordi? I nove regni gli altri sono nomi? Preclusi chi a sai? Tutti. Fimbulbrinder? No. Fimbulbrinder. Hanno aperto una strada. Sturmbrinder, sentiamo un secondo. Se ce l'avessimo tutti insieme. Ora basta. Basta. È incazzata.